Quattro giorni fa lei ha iniziato una protesta all'esterno del provveditorato di Lecco per chiedere un insegnante di sostegno professionale e con continuità per sua figlia Giada. Oggi ha deciso addirittura di incatenarsi. Perché? Perché oggi è il quarto giorno, non abbiamo avuto nessuna risposta da nessuna istituzione. Né per quanto riguarda il provveditorato né per quanto riguarda i personaggi politici. Ci hanno lasciati da sole ancora per l'ennesima volta, ci hanno dimostrato ancora una volta che i nostri figli per loro sono un peso, sono dei numeri e non è giusto, perché la situazione a livello nazionale è veramente disastrosa. In tutta Italia mancano gli insegnanti di sostegno, siamo veramente demoralizzati. Noi continueremo comunque la nostra battaglia, perché si sta togliendo il diritto costituzionale che hanno i nostri figli. In questi giorni avrebbero dovuto esserci le nomine e non vi hanno ancora comunicato se c'è un insegnante per Giada e per il figlio dell'altra mamma calolsiese che protesta con lei. No, non ci hanno comunicato niente. Il problema più grave è che mia figlia anche oggi è stata in classe, sì, con l'insegnante che c'era, ma mia moglie mi ha appena detto che ha fatto pochissimo a scuola. Il problema grave è che non mancano solo a Giada e Paolo, ma mancano a tanti altri ragazzi. È una cosa vergognosa e nessuno ne parla. Quindi nessun esponente del mondo scolastico e politico ha parlato con lei? Nessuno, nessuno. Dopo quattro giorni ancora nessuno. Fino a quando continuerà la sua protesta qui incatenato all'esterno del provveditorato di Lecco? Sino a domani sicuro. Entro domani noi vogliamo qualcosa di concreto. Poi c'è il lavoro, io non posso abbandonare, ho una famiglia da mantenere e quindi lunedì io dovrò rientrare al lavoro. Certamente non mi fermerò, perché andrò avanti, adesso ho deciso di portare avanti a livello nazionale questa battaglia e non sono da solo, siamo in tanti, ho in mente di fare qualcosa anche a Roma con tanti genitori.